Torniamo a parlare di pillole legali, ancora stavolta in compagnia di Massimiliano Duro Coroni, il nostro amico avvocato. Un telespettatore ci ha scritto, ha sentito parlare di collazione e vorrebbe saperne di più. Allora, collazione. Collazione, siamo nell'ambito del diritto successorio e nel momento in cui vi è il decesso da parte di un soggetto si apre appunto la fase della successione. Nel corso della propria vita il decuius potrebbe aver fatto delle donazioni, soprattutto accade nei confronti dei figli, quindi in qualche modo capita spesso che i genitori cerchino un po' di sistemare le cose e quindi magari facciano delle donazioni in vita. E queste possono essere o somme di denaro, quindi bonifici, assegno, quel che siano, o versamenti in contanti, questo è quello che capitava negli anni trascorsi quando non c'erano grossi limiti al trasferimento di denaro, oppure donazioni per quanto riguarda gli immobili. In questo caso, nel momento in cui viene meno il soggetto, sarà necessario guardare al suo patrimonio nel momento in cui è venuto meno, ma dovranno essere presi in considerazione anche i trasferimenti a titolo donativo che ci sono stati nel corso della vita ai soggetti che hanno dei diritti irrinunciabili, quindi i legittimari. Si sta parlando del coniuge piuttosto che dei figli, piuttosto che dei genitori nel caso in cui non ci siano per esempio i figli. Allora, in questo caso bisogna prendere il patrimonio che è rimasto nel momento in cui vi è stato il decesso e deve essere implementato in maniera virtuale, evidentemente, con quelle che sono state le donazioni nel corso della vita. Quindi, per fare un esempio concreto, la persona oggi viene meno ed ha un immobile e sul conto corrente 100.000 euro. Nel caso in cui abbia donato un altro immobile e abbia donato nel corso della vita altri 100.000 euro, bisognerà prendere quello che oggi abbiamo e sommare virtualmente quello che è stato donato nel corso della vita e su quello dovranno poi essere calcolate le quote che spettano ai soggetti e questo potranno essere calcolate o secondo la legge o secondo il testamento che eventualmente è stato lasciato, perché devono essere garantite delle quote imprescindibili. Problemi possono nascere nel momento in cui sia stato per esempio donato un immobile e il soggetto che ha ricevuto questo immobile abbia fatto per esempio delle ristrutturazioni importanti, quindi ci sarà da discutere del valore reale di questo bene immobile. Per quanto riguarda il denaro, chiaramente si tratta di un bene fungibile, di un bene che è facilmente riscontrabile, quindi sotto questo profilo non ci saranno grosse difficoltà. Ripeto, le criticità nascono nel momento in cui si parla di immobili, quindi con valori altalenanti e con valutazioni che possono mutare. Nel caso in cui vi siano state delle donazioni di quote di società, quindi situazioni in cui ci possono essere delle valutazioni che possono confliggere tra quello che viene ritenuto da parte di un soggetto piuttosto che dell'altro. Facciamo il classico esempio di due fratelli che si trovano a dover discutere, chiaramente quello che ha ricevuto meno cercherà di far valutare l'immobile che ha preso l'altro fratello come di particolar pregio, mentre al contrario chi ha ricevuto l'immobile cercherà di sminuire quello che è stato il valore del bene che gli è stato donato. Questa, diciamo, sostanzialmente la disciplina della collazione. La nostra rubrica di informazione legale termina qua. Grazie ancora a Massimiliano Duro Coroni per essere stato con noi a parlarci di collazione. A voi buon proseguimento di giornata.